tutti, oggi un nuovo video dopo qualche settimana di assenza. Tra l'altro ho una nuova attrezzatura e non sono ancora molto pratica, quindi spero che si veda, si senta tutto bene. Il video di oggi è in risposta a un video di Roxy che vi lascio nella descrizione, in cui Roxy dà tre consigli su tre azioni appunto che si possono svolgere in meno di 6 secondi per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici, e si tratta appunto di un'iniziativa che si chiama Little by Little delle Nazioni Unite, tesa a sensibilizzare su 17 tematiche per uno sviluppo sostenibile del pianeta, e la tredicesima è appunto i cambiamenti climatici. Quindi Roxy ci ha invitato a fare dei video dando i nostri tre consigli, quindi eccomi qui. E tra l'altro ha creato anche una playlist raccogliendo tutti questi video che riceve come risposta. Io sono andata a vederli anche per non dare dei consigli doppione. Sono comunque tutti video interessanti, quindi vi consiglio di andare a vederli e potrete scoprire dei canali interessanti. Ecco, io sono sempre alla ricerca di canali che trattino questi argomenti. E quindi cominciamo con i consigli. Allora, la prima cosa che consiglio di fare si ricollega in parte a qualcosa che ha detto Roxy, cioè di ridurre il consumo di carne. Io già questo lo faccio da tanti anni, volevo però aggiungere qualcosa su questo argomento. Spesso magari la carne è l'opzione più semplice, più facilmente reperibile. Oppure semplicemente è la cosa che ci piace di più, non è il mio caso perché io non ne vado pazza, anche se comunque la mangio. Però ecco, molti, credo che molti non sappiano che in realtà mangiare carne bianca sia meglio rispetto a mangiare carne rossa, non solo per la nostra salute, questo ormai penso che lo sappiano un po' tutti, ma anche proprio per la sostenibilità ambientale. Questa cosa io credo di averla scoperta grazie al documentario di Leonardo DiCaprio, Punto di non ritorno, che è veramente molto interessante, vi consiglio di andare a vederlo se non l'avete ancora visto. E appunto in questo documentario si spiega, vengono dati anche dati precisi che io ora non mi ricordo esattamente, però sono sicura che con la produzione di carne bianca richiede molto meno terreno rispetto a quella rossa, viene emesso molto meno metano nell'atmosfera e quindi è sicuramente più sostenibile. Una cosa che io cerco sempre di fare è quella di non essere estremista, pur rispettando completamente chi è vegano, chi è vegetariano, però io non lo sono e penso che comunque sia una cosa apprezzabile trovare delle alternative, così come non abbandonerei l'automobile, non abbandonerei neanche la carne, ma nonostante ciò cambiare le proprie abitudini è sicuramente una cosa che tutti possiamo fare senza un grande sforzo. Quindi questa è la prima cosa, ridurre sì la carne, ma se proprio si vuole mangiare carne, mangiarla bianca. Poi la seconda cosa è portare sempre con sé una borsa riutilizzabile. Questo è stato detto spesso per il supermercato. Penso che ormai per il supermercato sia una cosa abbastanza, diciamo, nella norma per tantissime persone, perché comunque i sacchetti ve li fanno pagare. E tra l'altro sarebbero anche sacchetti in Mater B, quindi riutilizzabili per l'umido, quindi neanche una cosa così, così grave, però comunque le persone hanno preso l'abitudine di portarsi il proprio sacchetto ed è una cosa ottima, ovviamente, anche io lo faccio, però penso che sia un'abitudine da estendere ad altri negozi ed è una cosa che sinceramente non vedo mai fare da nessuno, quello di utilizzare i propri sacchetti anche quando si va a comprare un vestito, un accessorio, un libro, si va, insomma. Aiuto! Scusate, un rumore. Niente. O si va comunque, ecco, a comprare qualsiasi cosa in qualsiasi negozio. Spesso in questi negozi vi fanno pagare il sacchetto, che sia di plastica o di carta, però comunque sono poche le persone che decidono di non acquistarlo e di utilizzare invece la propria borsa riutilizzabile.
E tra l'altro, una cosa che si ricollega un po' a questo perché io a lungo mi sono chiesta come sia possibile che se vai da Zara ti diano un sacchetto di plastica, ma al supermercato per legge ciò non è possibile. E ho scoperto da poco che si tratta dello spessore dei sacchetti, cioè i vecchi sacchetti dei supermercati erano molto sottili e quindi considerati usa e getta, per questo motivo altamente inquinanti. E in realtà, al contrario, i sacchetti che vengono dati, se di plastica oggi, nei negozi sono più spessi e quindi considerati per legge riutilizzabili. Per questo motivo è ancora concessa la loro distribuzione. Ovviamente, comunque, sappiamo che molti di questi sacchetti in realtà non hanno molte vite e comunque perché usare un sacchetto di plastica che prima o poi dovrò comunque buttare quando potrò usare la mia comoda borsina e quindi questo sicuramente si tratta, prendere questa abitudine comporta sia una minore quantità di rifiuti da smaltire, sia comunque un minore spreco di energia per produrre questi sacchetti, di fatto poco utili. E una cosa che si ricollega a uno dei miei ultimi video riguardo alla dipendenza da shopping, mi ricordo che anni fa non avevo ancora questa abitudine, però avevo già l'abitudine di, se facevo un giro di più negozi, prendere il sacchetto nel primo negozio e poi, se le cose ci stavano in questo sacchetto, inserirle comunque tutte in un unico sacchetto. E invece una mia conoscente che era con me in quel momento mi aveva detto che lei invece adorava tornare a casa piena di sacchetti, un po' come, non so, alla Pretty Woman quando si torna da un giro di shopping e si è sommersi di sacchetti. E quindi questo mi aveva un po' colpito ed è indice, insomma, di quanto le persone siano spesso dipendenti dallo shopping. Perché se la cosa più bella la cosa che ti dà più soddisfazione è essere piena di sacchetti, forse c'è qualcosa che non va benissimo. Comunque, torniamo all'argomento del video. Il terzo consiglio, io ero convinta che ce ne fosse un altro che volevo darvi, ma me lo sono dimenticato, quindi vi dico questo. Il terzo consiglio è utilizzare cosmetici, prodotti cosmetici e detersivi biologici e biodegradabili. Questo perché spesso, quando le persone, utilizzano prodotti biologici per quanto riguarda la cosmesi, spesso, ci sofferma su quanto siano benefici per la nostra pelle e questo è sicuramente un dato fondamentale. Anche i detersivi, biologici sono meno aggressivi, hanno insomma tutta una serie di qualità per cui sono da preferire a quelli tradizionali. Però c'è anche un altro aspetto che è quello dell'inquinamento e quindi dobbiamo pensare che qualunque cosa ci mettiamo addosso poi va a finire nel nostro scarico. Per questo motivo è preferibile utilizzare dei prodotti che non siano dannosi, ecco, per l'ambiente e anche per la fauna. E quindi quando si deve acquistare qualcosa, scegliere qualcosa di sostenibile, comunque è una cosa che ci crea pochissimo sforzo. Ecco, sarebbe meglio se ce ne fossero molti di più nei negozi, però io spesso acquisto online e online ovviamente avete tutta la scelta che volete. Niente, quindi questi erano i miei 3 consigli, spero che il video vi sia interessato e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!